Preoccupazione per l'escalation di atti intimidatori da una parte e dall'altro l'ennesimo appello a vietare la manifestazione organizzata da Forza Nuova prevista per sabato 23 marzo. Questo è il filo conduttore delle reazioni del centro-sinistra dopo la scoperta di svastiche e scritte che inneggiano al fascismo trovate sulla sede dell'ANPI e in quella del PD. Quella che forse in un altro momento poteva essere tranquillamente derubricata come frutto di una mente bacata, è successo anche a me personalmente, queste scritte sempre Dux, sempre la svastica. In questo contesto e a pochi giorni dalla prevista manifestazione di Forza Nuova rischia di essere un'ennesima provocazione, proprio alla sede dell'ANPI, dell'Associazione dei Combattenti e Reduci, con la svastica, le targhette dei campanelli cancellati. Io penso che ora la situazione inizia ad essere abbastanza preoccupante. Stessa posizione anche per il segretario del PD Gabriele Bosi, uno dei primi a recarsi in via Carraia questa mattina dopo la scoperta delle scritte. Evidentemente questa è la risposta da parte di qualcuno che cerca di intimidire sia noi del PD sia l'ANPI alla Casa del Combattente in San Marco, ma direi tutti i partiti, movimenti e associazioni che si stanno battendo per impedire una manifestazione indegna di questa città. Chiediamo a maggior ragione a prefetto e questore di impedire quella manifestazione e di farsi garanti del rispetto dell'ordine pubblico e del confronto democratico in questa città. Solidarietà arriva da tutto il centro-sinistra, mentre Angela Riviello, segretaria dell'ANPI di Prato, ricorda che non ci stancheremo mai di parlare di pace, democrazia e di valori. Non ci stancheremo mai di denunciare che i fascisti sono l'esatto contrario di tutto questo. Non ci intimidiscono le azioni dei vigliacchi.